Allora, innanzitutto finiremo a Confindustria, speriamo di finire a Confindustria appunto perché Confindustria è, insieme ad altre confederazioni di dirigenti di aziende, è quella che si occupa insieme diciamo al governo del progetto di alternanza scuola-lavoro, un progetto che vede oggi le scuole, sia licei che istituti tecnici, super presenti nella loro progettualità di propugnarci un lavoro gratuito. Un lavoro gratuito sotto forma di stage. La stessa cosa che si è vista ad Expo 2016 si sta avvenendo oggi dentro le nostre scuole. E quindi dobbiamo contestare questa riforma sia per l'alternanza scuola-lavoro, ma perché è posta in continuità con tutte le riforme che sono state fatte negli ultimi anni a livello studentesco e universitario, che tendono a una privatizzazione e a una mercificazione del sapere. E l'alternanza scuola-lavoro in particolare vede che per un monte di circa 200 ore, varia dai 200 alle 400 ore, vede che gli studenti debbano partecipare a degli stage dentro delle fabbriche, dentro delle industrie o semplicemente dentro, ad esempio per gli studenti dei licei classici, dentro studi di avvocati e debbano accumulare un tot di ore che gli servirà per passare l'anno. Questo secondo noi è assolutamente una cosa da debellare, perché non possono sin da giovani propugnarsi un lavoro precario, non retribuito e sfruttato soprattutto.